Good morning, Bolin. Allora, 2-2-66. Mattino, 2-2-17. L'anno scorso decisi, sulla testa mossa, decisi di aprire il canale. Registrai il video, il primo video di presentazione per la questione energetica, il 2 febbraio. Poi però lo misi in rete verso il 20, 22, non mi ricordo, dopo tempo. Però lo voglio registrare, quei due di presentazione. Quindi questo video è un giubileo di un anno, scusate. Un anno da quel video di presentazione a questo di adesso. Dunque, allora, due cose volevo dire oggi, differenti tra loro, non c'entrano quasi niente. Gli ordini di cui parlavo alla fine si diramano, e gli ultimi esecutori di questi ordini, che sono imbastarditi ormai, hanno poco di questa roba, sono i movimenti politici, i partiti politici, che poi fanno i governi. E quindi come sono divisi? Allora, e quando io vi dicevo in un video, non si sceglie, io sono comunista, io sono fascista, io sono Movimento 5 Stelle, come si sceglie? In base a come sta simpatico quello? No, si sceglie per questa cosa. Allora, vi parlavamo eurasiatici, questi ordini poi diventano in gioco eurasiatici e atlantico. Nei partiti politici si sono sempre divisi in due, in qualunque paese. Nei paesi europei sempre destra e sinistra, poi c'è il centro, ma quello serve per un altro discorso, però per far capire, adesso andiamo sullo spirito. Destra e sinistra, tutte le destre sono euroasiatiche, tutte le sinistre sono progressiste, diciamo, sono progressiste di sinistra. In Inghilterra laburisti e conservatori, i conservatori sono euroasiatici e i laburisti sono progressisti di sinistra. Atlantisti. Negli Stati Uniti repubblicani e democratici, i repubblicani sono euroasiatici, ma no, quando arriviamo a quel punto, non è che sono euroasiatici che fanno il gioco degli euroasiatici, perché lì poi entra subito quell'altro, come tutti cerchi uno dentro un altro, che quel paese è atlantista, quindi non può essere, però come ideale un po' va a riprendere, questa è la lotta, finisce lì, poi sotto a loro non sta più niente, sta il popolo, la massa. Questo ci tenevo a dirlo, quindi di fatti tutti, se voi andate a vedere i siti, le cose, oppure i simboli dei partiti di destra, o più che partiti dei movimenti, hanno tutti i colori rosso, bianco e nero, specie quegli estremisti. Anyway, quindi mi raccomando, questa dualità poi finisce, e di fatti sempre divisa in due blocchi. Dipende dal paese, negli Stati Uniti hanno questa tradizione repubblicani e democratici, laburisti e conservatori in inglese, e via, e invece noi nel resto dell'Europa ci sono i partiti, destra e sinistra però. Ora veniamo un po' al discorso italiano, il Movimento 5 Stelle, mannaggia, ho fatto un sacco di video, andatevi a vedere. Aspetta, devo chiudere qua, sono mio. Perché non c'è, cioè, la legge elettorale, il porcellum, il rosa stellatum, le cose, e non si risolve questa storia. Può darsi che non si risolve, può darsi che in un paese non si riesce a risolvere questa legge. Perché non si deve risolvere? Perché se si risolve quella, la gente capisce l'inganno. Tu dici, ma come? Perché prima la gente non era, non è che era più ignorante, non è quello che non capivo, cioè nel senso che mo si è evoluta, non si è evoluta. Sono arrivate, torniamo al discorso, delle frequenze che aprono e cominciano, e questi lo sanno, e quindi tutto preparato, il cosmo, il Movimento 5 Stelle. Vince il Movimento 5 Stelle, va a governare con la maggioranza assoluta. Che succede?
Stanno tutti aspettando, vedi che tutti dicono, vabbè, dategli una possibilità, di una possibilità, diamo una possibilità. Non gliela possono dare la possibilità, nel senso di andarli con la maggioranza, perché come arrivano là, non posso, non è che non possono, sono strutturati per continuare l'agenda mondialista. Vedi che più si avvicinano al potere, più fanno marci indietro sull'euro, sul coso, su sti punti qua. E quindi già ci arrivano in quel modo. Comunque, vanno e poi stanno tutti a dire, dai, avanti, mo. Poi che scusa prendi? Non possono, lo brucierebbero, lo capirebbero tutti. E allora non si risolve la cosa elettorale, vedrai che adesso si fa la, no, la come qua in Germania, grande coalizione, e così, così, quando poi dovranno fare le cose, loro diranno, beh, ma noi, guardate qui le riprese, guardate noi a litigare al Parlamento, abbiamo, e quest'altri che stanno in coalizione non ce l'hanno fatto fare, e quelli sotto, hai visto, è colpa di quelli là, perché se noi avessimo la maggioranza, visto, la gente non capisce perché se gli dessimo... Non. Ma a parte che ormai non si può fare più niente, perché anche se tutti adesso capiscono questo e se ne fuoriescono tutti al Movimento 5 Stelle, a parentesi, quando io dico così non significa che mo arriva uno e comincia, allora il PD, lasci, quelli già sono morti. Quelli già non esistono, Berlusconi, il PD, no, la dualità è diventata Salvini. Salvini e il Movimento 5 Stelle. Berlusconi che dà 1.000 euro a tutti i pensionati. Ma grazie, pure io, mo mi presento alle elezioni da solo. Io, Movimento 5 Stelle, cosa, Salvini, e io da solo mi presento. Che dici? Vi do 1.000.000 a tutti quanti. Tanto non vengo eletto. Posso di quello che voglio. E se dovesse essere un'assurdità che viene eletto, imbroglio, non lo fa legge, e se viene eletto, torniamo al discorso, ecco il rosa, il porcello, perché così non si scopre l'imbroglio, perché è un imbroglio, imbroglio nel senso devono seguire quella linea, hanno fatto il Movimento 5 Stelle per fare questo, questi sono proprio, ma no. E vedetevi i video che ho fatto sul Movimento 5 Stelle, perché? Perché questa dualità, loro litigano. Ma questa dualità a chi sta sopra gli gioca perché si coadiuvano senza farlo, nel senso loro convinti di lottare, ma si coadiuvano. Perché quello serve a dire, hai visto, io non sono riuscito a fare quello per colpa di quello. Non c'era Berlusconi, no, io volevo fare la legge, ma l'ha bloccata là. Quello, e viceversa, e ricomincia la tarantella. Ma le elezioni sono truccate. Tu dici, vabbè, come cavolo? Allora, andate in rete, perché ormai mi sento che è da classificato, l'hanno detto chiaro, ufficialmente. Però non lo insegnano nelle scuole, ma l'hanno detto chiaro. Che cosa? La prima votazione che facemmo dopo la Seconda Guerra Mondiale fu il referendum tra monarchia e repubblica. Lo sapete chi vinse? Vabbè, lui diceva, vendo la Repubblica. No, vinse la monarchia. Imbrogliarono e fece vendere vincere la Repubblica. Tu dici, vabbè, chi te lo dice? Andato in rete, scusa, proprio dichiarato, ufficiale, ormai lo dicono chiaro. Però anche se lo dicono chiaro non lo insegnano nelle scuole. Certo, mica può andare in giro, e dopo dice, chi l'ha imbrogliata, chi ha fatto? Lascia perdere. Ok, fammi vedere se ho detto tutto su che volevo dargli solo questo discorso delle... Cavolo, come prendo gli appunti, sono un debosciato, ragazzi. I nostri signori stanno uscendo dall'Antartide. Ora, o noi faremo un'alleanza con loro, diventando signori noi stessi, o ci troveremo schiavi nel mucchio del letame ad alimentare le radici delle nuove città che nasceranno. 14 ottobre 1938, Reichstag, Berlino, Adolf Hitler. Rifletteteci. Ecco, questo chiudo il discorso politico, non mi viene in mente qualcosa. Ora vi volevo passare un attimo. Cavolo, non capisco, non la mia scrittura. Ok.
mi sono scordato. Ok. I Vangeli, per esempio, ma tutte le, ma pure il Mahabharata, il Corano, o scuole misteriche che cercano di far evolvere, insomma, vanno letti sempre o interpretati sempre, interpretati non nel senso interpretati, nel senso vanno percepiti, vanno messi in atto, ecco, perdono, messi in atto, in ottava superiore. Ecco perché non ci si capisce niente, sembrano le favolette. Vi faccio un esempio. Quando uno fa beneficenza, non significa dare un obolo. Vabbè, mo c'ho 100 euro, esco dal supermercato e gli spiccetti li do a quello. No, non funziona così. Lì si intende che tu ti devi privare di qualcosa che ti fa male. Tu non arrivi a fine mese. Nonostante non arrivi a fine mese, ti levi i soldi per pagare, che ne so, il riscaldamento, al freddo, li madonna, crepare, e quei soldi li dai. Ma devi crepare per quei soldi che dai, o per quello che cosa. Se non ne paghi prezzi altissimi, non vale, perché quello deve far scaturire delle cose, che se non ti fa quello, è come se dai schiaffo a vuoto. Stessa cosa, vedi, un giorno ve lo racconterò, ve lo mezzo dissi. Quando iniziai a fare questo percorso, da 20 anni, cosa decisi? E non è che decidi, ti alzi la mattina e decidi, è so step by step, segui questa corrente. Comunque, l'altro esempio, no, perché voi non vi preoccupate cosa mangiate, cosa vi vestirete, perché Dio dà da mangiare agli uccelli, ai fiori dei campi, rivese, figurati a voi. E beh, allora uno che fa? Non fa più niente, sta a casa, tanto ci pensa a Dio, fa da mangiare, va a vestire. No, no. Quel passo è vero in ottava superiore. Cioè, perché una volta quei Simone, Bernardo dichiarava, donavano alla chiesa, si mettevano, ma quelli santi? No, quelli facevano il percorso spirituale, perché per fare il percorso spirituale non ci vuole né l'alchimia né quello, nel senso, queste poi sono secondarie, le scuole di strutturizza, no, per fare il percorso spirituale verso l'alto ci vogliono solo una cosa, due palle così. Ma proprio, ma no, palle di ego, sai, no, io qua, non in quel senso. Per dirla in modo migliore, due spalle così. Perché si devono fare delle scelte dolorosissime. E più fai quelle scelte, e più quel poco che sai diventa elevato e tantissimo. Perché se no ti puoi studiare tutto, ma se non metti le scelte dolorose lì sopra, non vale niente. Se ce le metti, quello che prendi diventa, si ingigantisce. Se no, non vale niente. In base a quello che è, si ingigantisce. Quindi il percorso spirituale è un percorso che necessita, non dolore nel senso che devi fare delle scelte pesanti, che poi non so pesanti se uno vivesse, non so, in questo sistema di vita. Come stiamo strutturati, specie nei tempi moderni sempre peggio. Quindi dicevo, tu, allora avete presente la lama, quello che Giacobbe poi lo ferma? Lì deve partire la lama, cioè i fiori dei campi riveste, vale per uno che dice: mo me ne vado sotto al ponte, faccio il barbone. Sì, preferibilmente uno che magari non arriva a quel punto, sta in qualche altra parte, magari sta con la famiglia che lo campa materialmente o qualcosa del genere, o c'ha qualche soldo da pagare, non lo so. Fini, ti tiri fuori dal mondo. Quando ti tiri fuori dal mondo e ti rimetti solo alla volontà divina, ma non perché speri che possa arrivare,
perché vai a chiusa, sapendo che non arriva, dai solo per dare, per la gloria divina. Quando tu fai così, senza, logico, nel tuo piccolo intimo una speranzina c'è che magari, ma non deve preoccupare, non deve essere quello il fine, se no non vale, stesso non vale niente. Bisogna che fai un passo, allora, e vai là, e vedrai che non ti arriva niente, Dio non ti riveste, non ti ridà niente. Ma se c'è solo una sola possibilità, se l'hai fatto veramente con purezza di cuore, se ti sei messo come la lama totalmente nelle mani, nel senso che se ne dopo non sei, sei morto. E a quel punto potrebbe, se fai gli altri passi bene, veramente rivestirti, caderti le cose dal cielo. E ecco che i passi del Vangelo, per dire tutti, valgono, sono veri. Nel caso, uno dice, vabbè, è chiaro che dopo uno va in chiesa, ripete le cose, perché non riesce a unirle, perché quella è in ottava superiore, quella è spiegata in ottava superiore. E l'ottava superiore è dolore, non dolore nel senso che ti succede una tragedia e ti evolvi. Mi succede una tragedia, io chiudo pure il PC, non vengo manco a vedere le cose. Non in quel senso. Dolore che ti deve elevare, cioè, ma non voglio entrare nei particolari, però il primo esempio che mi viene in mente, mi alzai, una volta mi accadde, vabbè, insomma mi dovetti privare di tutto quello che avevo coso, che avevo guadagnato, perché è una persona strettissima, mi serviva. Andai in Libia, feci una transizione, facevo un import-export per quel periodo, avevo già finito a volare, volavo solo per passione a quel tempo. E avevo questo import-export, portavo navi intere, container dall'Italia alla Libia, sempre Italia a Libia. Guadagnai 40 milioni di 40.000 euro. Insomma, cosa? Tornai senza una lira, ripartì per la Libia senza una lira. Porca miseria quando mi faceva male, però sentivo una gioia. Ma non perché detto, vabbè, era una persona a cui non voglio dire chi era, ma non potevo, un legame familiare troppo forte. Poi scoprì che gli serviva solamente per pagare gli interessi passivi alla banca, ogni mese 40.000 euro, solo per tenere 250.000 euro. Vabbè, lasciamo perdere. Eppure io camminavo, mi sentivo un semidio, piangevo nel senso, mi sentivo forte, una forza che sapevo che me se ne andrei a prese, no 40, 100, 200 mila. E un altro invece, allora è il modo di affrontare tutto questo. Il percorso spirituale è un percorso duro nelle scelte, e no che ti pari il culetto e poi fai, no. Certo, chi fa l'obolo, chi fa beneficenza, chi va aiuta quello, magari bravissime persone, guai se non esistessero, ma non c'entra niente con il percorso di elevazione spirituale, fare il bene a obolo. Ok, video, spero. Un po' lungo però, spero. Volim fa stu poche vite per tutte, guai che amma passate, e mo che noi l'amma capito ogni mezz'ora una giornata, mamma piglia vita mia, voglia vivola così. See you later.